si sta spostando! No, lo sapevo, la torre sta crollando! No! Oh mio Dio, lo tsunami ha distrutto tutto! Ciao amici, iscrivetevi al canale premendo il tasto rosso iscriviti e attivate la campanellina per non perdervi nessun mio fantastico video. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo fantastico video dei disastri naturali su Roblox. Siamo qui con tutte queste persone perché dobbiamo sopravvivere a un disastro. No, piccolo crocetto Pucci Pucci, non piangere! Non ti succederà niente perché io cercherò di sopravvivere. Questa mappa è veramente fantastica, anzi questa modalità è veramente bellissima. Ora, che dobbiamo fare, piccolo crocetto Pucci Pucci, per salvarci dai disastri naturali? Cosa? Dobbiamo aspettare di sapere qual è il nostro disastro. Oh, va bene, mamma mia, piccolo crocetto, sei veramente Pucci Puccio e sei veramente veramente furbo. Ok, allora dobbiamo semplicemente aspettare. Speriamo che non sia qualcosa di cattivo, di mostruoso, perché quest'isola è veramente piccolissima. Lì c'è un edificio all'interno e potremmo anche stare, potremmo entrare nell'edificio e andare fino all'ultimo piano e sopravvivere, piccolo crocetto. Cosa ne pensi? Oh sì, è una bella idea, va bene, andiamo, cerchiamo. Cosa? Un vulcano! Un vulcano sta eruttando, oh mio Dio! Vieni, seguimi, corri, corri, piccolo crocetto, dobbiamo scappare perché... Oh, aiuto! Il vulcano sta esplodendo e se esplode ci distruggerà tutto questo edificio. Oh, guardate! Oh mio Dio! Wow, le fiamme stanno arrivando fin in questo edificio, mio Dio. Sapete cosa dovremmo stare? Dovremmo stare all'interno dell'edificio non andare all'esterno, perché se andiamo all'esterno veniamo bruciati. Questo piano sta tutto crollando. Che cosa facciamo, piccolo crocetto? Io non so che cosa fare. Comunque, ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video su Roblox. Siamo qui in questa modalità chiamata Disaster, Natural Disaster, dove dobbiamo sopravvivere in certe mappe che si distruggono come questo. Mamma mia, questo ufficio si sta distruggendo tutto. Dobbiamo sopravvivere ai disastri e chi sopravvive vince questa partita. Ovviamente ditemi nei commenti se vorreste vedere altri disastri naturali su Roblox. Guardate quello, piccolino, è in trappola, non sa più dove. Oddio, oh, sono cascato pure io perché l'avevo guardato. Ci troviamo di nuovo nella stessa mappa chiamata Office. Fantastico. Io però ho tanta paura di andare di nuovo sopra l'edificio, perché prima stava crollando tutto e io ci sono morto in modo stupido. Tu che cosa ne pensi, amico mio? Che facciamo? Dove andiamo? Ah, tu non sai cosa fare. Questo non sa che cosa fare, questo guest, poverino. E tu invece sai che cosa fare in questa partita? No, anche lui non sa niente. Questi non sanno niente, piccolo crocetto. Non sanno nulla. Allora cerchiamo di sopravvivere da soli senza avvicinarci al vulcano. Ah, è vero. No, questa volta potrebbe esserci qualcos'altro e non il vulcano. Dobbiamo semplicemente aspettare l'annuncio del disastro. Oh, il terremoto! Aiuto! Allora, quando c'è il terremoto bisogna stare fuori dagli edifici. Lo sapete, quando c'è un terremoto ti esci di casa. Quindi noi siamo già fuori dalla casa. Dobbiamo aspettare e non cadere in acqua, perché ovviamente ci uccide. Guardate, il terremoto! Wow, il terremoto mi spinge fuori. Dobbiamo continuare a muoverci, che sennò, mamma mia, cadiamo in acqua. Fantastico! Piccolo crocetto, non ti preoccupare, siamo all'esterno. Non ci può succedere niente con il terremoto se stiamo fuori. Però l'edificio piano piano sta tutto crollando in questo momento e dobbiamo stare attenti che non ci caschi qualcosa addosso, come questa lastra di vetro. Oddio, ha quasi ucciso quel ragazzo qui, questo ragazzo. Ehi tu, muoviti, non stare vicino all'edificio che potrebbe crollare, muoviti. Ok, forse questa partita riusciamo a vincerla, perché stando all'esterno possiamo vincere facilmente. Guardate quello che acrobazie che ha fatto, perché è andato sopra l'erba. Mamma mia, l'edificio però non sta crollando, stanno crollando solo lastre di acciaio, durissimo. Guardate questo, il guest quanta vita c'ha, stai attento amico, amico stai attento. Guardali, quelli stanno scalando la torre, che bello, lo voglio fare anche io. Cosa, piccolo Pucci, vuoi farlo anche tu? Benissimo, andiamo qui sopra, perché se c'è tipo un maremoto, uno tsunami, noi possiamo salvarci facilmente, perché basta con lo tsunami stare più in alto possibile e si sopravvive facilmente. Perfetto. Mamma mia, è altissimo questa torre! Wow! È altissima, stiamo attenti perché... Tsunami! Avevo ragione! Oddio, guardate lo tsunami in avvicinamento! Si sta avvicinando lo tsunami! Spostati tu! Ehi tu, spostati! Devo andare più in alto possibile, c'è lo tsunami in arrivo. Però lo tsunami non è che se becca questa torre, la torre crolla. Oh
Oddio! Oh mio Dio! Andiamo più su possibile. Forse ho ragione, spero di non aver ragione, perché lo tsunami si sta avvicinando. Lo tsunami si sta avvicinando e fra un po' ci distruggerà tutti! Dobbiamo stare qui sopra, ehi tu, voi ragazze, state qui, state al sicuro. Siamo vicini alla ciminiera, alla punta della ciminiera. Lo tsunami ha beccato la prima mappa. Wow! La torre si sta spostando! No, lo sapevo, la torre sta crollando! No! Oh mio Dio, lo tsunami ha distrutto tutto e ha ucciso tante persone. Per fortuna noi siamo riusciti a sopravvivere. A quanto pare la torre non è crollata. Che fortuna! Lo tsunami è passato. Controlliamo se sta arrivando un altro tsunami, perché di solito ne arrivano tipo 2, 3, 4 prima che finisca il tutto. No, non sta arrivando nessun altro tsunami. Che figata! Forse siamo riusciti a sopravvivere, però quelli, guarda sotto che distruzione! È stato distrutto tutto. La torre si sta muovendo in un modo veramente strano. Ho paura tanto che stia per precipitare la torre. Non lo so, non mi piace tanto. Cerchiamo di scendere senza cadere, perché non mi piace. Oh, ce l'abbiamo fatta a sopravvivere. Wow, guardate, lo sapevo. Avete visto, lo sapevo. Sta eruttando di nuovo il vulcano. Ma cosa fa quella ragazza? Cosa sta facendo? Si è suicidata. Oh mio Dio. Wow, il vulcano sta eruttando. Quindi sapete che faccio? Vado in casa. Allora, ce la facciamo a salire in casa? Vai. Saliamo da qui su. Andiamo sul tetto, che forse riusciamo a salvarci, perché il vulcano sta eruttando. E mamma mia, guarda qua, sta volando via tanta lava. Questa è tutta lava che se ci becca, secondo me ci uccide sul colpo, perché è incandescente la lava. Oddio, guarda qua, mamma mia, tantissima. Ma quelli che stanno cercando di fare? Wow, stanno cercando di scalare il vulcano. Aspettate, ci voglio provare pure io a scalare il vulcano. Vediamo, qua non moriamo, giusto? Oh mio Dio, mamma mia, ho perso tantissima vita secondo me. Vai, siamo vicinissimi al vulcano e la casa sta esplodendo. Oh mio Dio, guarda qua, la gente sta morendo. Non dovete stare proprio lì vicini, perché, oh mio Dio, ci sono i massi che escono. C'è tutta la lava che esce. Oh mio Dio, forse ho sbagliato a seguire questi. Questi si vogliono suicidare. Ho sbagliato, piccolo Pucci, scusa. Puccio, scusa, stiamo qui sotto. Forse siamo al sicuro, piccolo Pucci. Stiamo al sicuro e non piangere, hai capito? Va bene, ok, qua non arriva niente. Avete visto? Non sta arrivando proprio niente, neanche un pezzo di lava. Quindi forse siamo al sicuro. Là invece, guarda, stanno morendo tutti secondo me. Sì, ho vinto e sono sopravvissuto con questa tattica. Fantastico. Perché ci sono queste nuvole? Ma mi sembra tanto la navicella di Independence Day. Oh mio Dio. No, c'è una tempesta. Potrebbe esserci il tornado in arrivo. Aspettate. Oh, ho preso il palloncino per poter volare. Allora, cerchiamo di andare qui sopra, se ce la facciamo, perché... Mamma mia, ma cos'è questa? È una tempesta di sabbia. Oh mio Dio, c'è una tempesta di sabbia. Bellissimo. Wow. Ok, sono insieme a questo ragazzo col palloncino. Il mio palloncino è più bello, hai capito? Oh mio Dio. Dodge flying objects. Ok, dobbiamo evitare gli oggetti volanti che stanno volando per colpa della tempesta di sabbia. Non dobbiamo farci colpire da niente. L'importante è non farci colpire da niente, perché secondo me la tempesta di sabbia non ci spinge via. Avete visto? Oh mio Dio. Però qua cadono i pezzi. Stiamo qui al centro insieme a questo qua col palloncino. Il mio palloncino è più bello. Oh mio Dio, il mio palloncino è più bello. Che cosa credi di fare? Il mio è più bello. E se fosse stato rosso sarebbe stato perfetto. Questi stanno poi... Guardate, è volato via con la tempesta di sabbia. Non ci posso credere. Io per fortuna ho un palloncino, quindi dovrei tecnicamente atterrare piano piano senza morire. Guardate, ha preso il volo quello col palloncino. Ma che cosa ha fatto? Oh mio Dio, mamma mia. Ok, la tempesta di sabbia non è ancora finita, è veramente forte. Ma le persone stanno tutte volando. Oh mio Dio, guardate chi è ritornato. È ritornato. Oh, ehi, mi hai fatto quasi cadere. Ok, ritorniamo al nostro posto. Mamma mia, ma possiamo volare con la tempesta di sabbia? Mio Dio, possiamo volare. Bellissimo. Wow. Mamma mia, fantastico. Con la tempesta di sabbia poter volare. Bellissimo. Questa volta, piccolo Pucci, dobbiamo sopravvivere nella scuola. Che bello. Tutti a scuola. Ma no, non piangere, piccolo Pucci.
Cucci, lo so che è estate, non c'è la scuola, è finita, ma adesso dobbiamo semplicemente giocare, non dobbiamo studiare. Ora qui dobbiamo stare nascosti finché non sappiamo qual è il disastro che sta per arrivare. Perché se è un tornado siamo spacciati, dobbiamo uscire subito dalla scuola se è un vero tornado. Wow, ma è veramente bella questa classe, questa scuola, anche se ci sono solo due classi al secondo piano. Poi ci sono altre classi qui in giro, oh sì, qua sembra che ce ne siano tante altre, o no? Cos'è questo? No, no, questa è la segreteria. Oh, il terremoto a scuola, non ci credo. Oh mio Dio, no. Oh mio Dio, l'armadietto. Gli armadietti mi schiacciano. Dobbiamo uscire, dobbiamo uscire. Gli armadietti mi stanno uccidendo. No! Gli armadietti mi hanno ucciso. Gli armadietti assassini. Oh mamma mia, stavo cercando di scappare dalla scuola prima che crollasse tutta. E invece no, sono morto uscendo fuori dall'entrata principale. Ma non è possibile. Sono appena morto perché mi ha schiacciato subito un meteorite. Mamma mia, è stata una cosa veramente bruttissima. Comunque per questo video sui disastri naturali su Roblox è tutto. Ditemi nei commenti cosa ne pensate. Arriviamo a 4000 mi piace per un prossimo fantastico video su Roblox. Iscrivetevi al canale premendo il tasto rosso iscriviti, così vi potete vedere altri video su Roblox bellissimi, e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!